Sono passate almeno 3 settimane dall'ultima volta che ho portato Paper Mario sul canale. Adesso ho fatto un sondaggio per chiedervi se lo rivolevate vedere e la maggioranza ha detto Yes! Questo significa solo una cosa. It's a me! Gabbi, bentornati su Paper Mario. Sono davanti al boss finale di una delle location. Ragazzi, anche se non avete mai visto questa serie, vi consiglio di guardarla da adesso in poi, perché è proprio da adesso in poi che ho sentito dire che esce fuori il meglio di questo gioco. Cioè, questo gioco è assurdo, è fatto con un amore incredibile. Ma io non avrò tanto amore per questo sgorbio della natura. Ti spacco in due, guarda, uno di vita. A uno di vita la spacco. Vai raga, l'abbiamo distrutta. Ribaltata, aperta in due, esplosa. Ma vieni. Mamma mia, che boss infame è stato questo. Cosa ti ho fatto di male? Io volevo solo ballare tutta la notte. Per me sarà anche la fine, ma la disco non morirà mai. Conto alla rovescia. 3, 2, 1. Secondo me parte una canzone. Ha ridato tutti le facce! E vai! It's a me! Che bello! Piovono facce dal cielo! Oh signore, benissimo! Finalmente il nastro giallo, ragazzi! A quanto tempo lo volevamo aprire, scartavetrare, massacrare! Ora non resta che sbarazzarsi di quel nastro! Evviva e vivona! Wait a second, per sicurezza un salvataggio lo faccio sempre! Signori esploratori, ragazzi, finalmente siamo tornati su Mario! Cioè, davvero, a me questo gioco piace! Ragazzi, lasciate un bel like per supportarlo, che adesso apriamo il mega nastro! Che, come se faceva? Mi sono... è da un po'... Oh! Boom! Bam! Sbim! Spam! Ma vieni! È troppo forte! Quindi adesso la discoteca... è un po' diversa. Ah, quanti ne mancano? Due? Solo due, ragazzi! Siamo arrivati stravanti! Oh, bene! Ottimo! Mi piace vedere i progressi, quindi non ci manca tanto! Wow! E forse abbiamo sbloccato un nuovo potere! È uscita una moneta? Un UFO! Un UFO! Ah, il sole! Il sole è tornato nel deserto! Una volta qua era tutto arido! E adesso finalmente è tornato il sole. Mi pare che c'era pure una profezia che se il sole fosse tornato sarebbe successo qualcosa di molto speciale. Infatti si è aperto un tempio! Mamma mia, dobbiamo andarci subito! Vai, un altro nastro sistemato. Siamo proprio una bella squadra. Ciao ciao, nastro giallo. Ah mamma, grazie per aver recuperato la mia faccia. Mi serviva proprio questa settimana. Sei un appuntamento galante. I soliti Todd. Sempre simpatici e storti. Anche il sole è tornato al suo solito splendore. Grazie di cuore. Oh, adesso devo servirmi grazie da tutti. E ora tutti a festeggiare a Città Fungis. Mamma mia, no. Io non avrei niente da dire, ma non voglio sentirmi escluso. Comunque grazie di cuore. Ok, per fortuna. Se mi avessero ringraziati tutti sarei esploso. Avremmo finito domani. A questo punto non perderei troppo tempo e andrei invece subito alla nuova zona. Mamma mia. Wow, il sole è tornato al suo posto. Quanto è brillante. Ora sì che pare di essere in un vero deserto. Qualcosa non va, professore? Ci sono! La soluzione dell'enigma è sempre stata il sole fin dall'inizio. Presto, dobbiamo correre all'altare del sole! Bene, wow, ci sei arrivato adesso. Peccato io che con il mio terzo occhio abbia già capito tutto. Però, veramente, è assurdo adesso vedere il deserto di giorno. È molto più solare, più bello, più accogliente, più caldo. Ok, in marcia, gente. Allora andiamo nella nostra scarpinetta, macchinetta. Chissà se è cambiato qualcosa. Oh! Sta venendo bullizzato! Questo veicolo consuma straordinariamente poco! Dici bene! Proprio come sospettavo!
Eccolo lì, sì. Osservate, amici, l'altare si è aperto, svelando una sorta d'ingresso. Potrebbe essere ciò che stavo cercando, la prova definitiva dell'esistenza degli antichi. Wow, allora non erano semplici leggende. Sì, ora tutto ha un senso. Hai eseguito il rito dell'incenso solare, ma mancava il sole stesso. Ora è tornato, la via si è aperta. Oh, quante scoperte oggi! Non vedo l'ora di raccontare tutto ai miei colleghi. Prevedo una valanga di iscrizioni nel mio prossimo corso. Non ho idea di cosa stia dicendo il professore, ma sono contenta che sia così felice. Oh beh, naturalmente è tutto grazie a voi due. Questo posto sarebbe rimasto sigillato per sempre se non aveste riportato il sole nel cielo. Presto, entriamo! Sono sicuro che dentro troverete ulteriori motivi per festeggiare. E chissà, magari troveremo persino qualche indizio su Captain T-Hood, che è un capitano molto simile a quello di One Piece, che ha una mappa speciale che ci permetterà di raggiungere il mare. Perché sì, noi dobbiamo tornare nel mare poi. C'è un mare molto grande e ci serve una mappa speciale per proseguire. Quindi magari la troveremo qui. L'avrà seppellita nel deserto. Ovviamente sotto la sabbia ci sono le mappe dei grandi tesori. Ehi, gente, sono solo io qui, fa un freddo glaciale. Ma non avevamo salvato il sole? Lasciate che vi spieghi. Anche se ci troviamo nel deserto, ora siamo sotto la sua superficie e qui il calore del sole non può arrivare. Ma a dire il vero, la sola assenza della luce solare non può spiegare perché faccia così freddo. Ritiro la mia spiegazione. Per tutte le riviste accademiche, cos'è quello? Cos'è quello cosa? Non andare da solo, prof... Oh, oh, ma è pieno di frighi. È un blocco di ghiaccio di dimensioni inaudite. Ecco perché fa tanto freddo qui dentro, professore. Guardate che roba, la tecnologia di raffreddamento impiegata qui dentro è più sofisticata di quanto avrei mai immaginato. Corpo di 1000 dottorandi, ma là dentro c'è qualcuno. Monto d'antico. A giudicare dai tipici pallini rossi e dal caratteristico mantello, deve essere proprio... È lui, è Captain T-Hood. Allora è esistito per davvero. Oh mio Dio, da quanti anni è qui? Non è un indizio, è una prova concreta. Devo mettermi a scavare per salvarlo al più presto. Santo cielo, ma non ce la farei mai con una pallina nabba. Dobbiamo aiutarlo. Io ho il mio martello volendo. Wait, magari troviamo qualcosa. Oh, dobbiamo trovare un modo per portare il sole qui dentro. Ci deve essere un modo, ragazzi. Captain T-Hood, volevo chiedergli un autografo e ce l'abbiamo qui davanti. Ehi, oh, ho trovato il potere del cartomagno, ma è ovvio. Era sotto alcune bocce. Sotto alcune bocce. Allora trasformiamoci, Gabby digevolve in fenice assurda. L'abbiamo sciolto. Ok, tutto rosso. Un po', un po' di caldo. Tutto bene? È morto. Non si muove. Speriamo di riuscire a fargli riprendere conoscenza. Ma è stato congelato per anni. Il poveretto sarà solo irrigidito dal freddo. Provo a scaldarlo di nuovo con il fuoco. Si è tornato. Non credo che sarà necessario. Fate attenzione, chi di fuoco ferisce di fiamma perisce, soprattutto se è fatto di carta. È vivo! Parla una passabile imitazione della nostra lingua. Permettete che mi presenti. Io sono Capitan T-Hood. Sono sopravvissuto allo spietato trascorrere delle ere grazie a questa antica prigione e ora sono finalmente libero. Mamma mia, Captain T-Hood, ma allora sei uno degli antichi! Ce l'abbiamo fatta, non ci credo! Ho trovato la prova dell'esistenza degli antichi! Orbene, è il momento di occuparsi di serie questioni accademiche! La domanda che tormenta da tempo i memory sogni di archeologi e ricercatori è una ed è semplice! Finalmente è giunto lo storico momento in cui darle risposta! E per di più direttamente dalla fonte! Che occasione unica! Mi scusi, capitano, abbiamo studiato l'alimentazione degli antichi molto a fondo, grazie ai manufatti a noi pervenuti e alle tradizioni orali. Tuttavia, c'è ancora una domanda vitale che angustia gli studiosi di tutto il mondo. Come preferivate bere il caffè? Perché? La domanda, voglio saperlo anch'io comunque. Con del latte e 3 zollette di zucchero. 3 zollette? Chi lo avrebbe mai immaginato? Che incredibile, passo avanti per la scienza. Probabilmente voi antichi la sapevate davvero lunga sul caffè. Ma lui lo beveva corto. Va bene. Oh, ma una cosa volevo chiedertela. Una cosa a proposito di una certa carta nautica. Dobbiamo attraversare il Mar Grande per raggiungere uno dei nastri che... Vabbè, è una storia lunga. In breve ci servirebbe la carta nautica. Oh, la carta nautica e il Mar Grande stesso, sì. Mi stanno tornando tutti i ricordi. In questo momento mi sento come un uccellino in gabbia. In gabbia? Bramo la libertà della navigazione in mare aperto, al timone del mio supermarino sotto le onde crestate. Per soddisfare questo desiderio avrò bisogno tanto della carta nautica quanto del mio nobile vascello. Hai detto supermarino? Davvero conosci il supermarino?
E quello è esposto al museo, mi sembra. Che strano, quando è che sei stato al museo? E così il mio super marino riposa in un museo? Dubito che il suo spirito avventuroso ne sia felice. Anzi, sono certo che spasimi per la libertà. Ti porgo i miei ringraziamenti, o strana figura. Ora so cosa devo fare. Ehi, aspetta! Noi vorremmo venire con... Ah! Ah, ok, quindi ci darà la carta nautica o no? Certo che questi antichi potrebbero anche parlare in modo più comprensibile. Ragazzi, grazie a voi il mio sogno si è realizzato! Ora non mi resta altro che da fare che tornare all'università per pubblicare le mie scoperte! Oh no, grazie a te, prof. Senza il tuo aiuto saremo ancora a vagare nel deserto. Perciò, grazie di cuore. Quindi ora ci mettiamo a caccia del prossimo nastro? Cos'è questa storia del nastro viola del Mar Grande? Ma cos'è questo Mar Grande? E dov'è? Magari a Borgo Todd qualcuno lo sa. Andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere a Borgo Todd a questo punto. Dovremmo chiedere lì, credo. Non lo so, lei ha detto di andare a Borgo Todd. Io vado a Borgo Todd. La mia waifu va ascoltata. Non sono un simp. Non sono un simp. Ma Olivia è la mia waifu. No simping here. Ma per Olivia uno strappo alla regola si fa. Eccolo là. Ah, credevo che Captain Todd sarebbe stato qui a salutarci di persona. Captain Todd? Lui... Devi sapere che non è reale, è solo un'antica leggenda. Non fraintendetemi, è un personaggio pittoresco, ma anche immaginario. Adesso arriva, eccolo lì. Lo sapevo. Ehi, il cartello dice che è vietato salire sul sottomarino. Lei è in flagrante violazione del divieto. Oh, il mio amato supermarino, ancora mozzafiato, sempre formidabile. Tuttavia il tempo passa e non si arresta un'ora. Ehi là, stavamo giusto parlando di te, sai? E insomma, hai poi trovato quella cosa che cercavi? La carta nautica, ecco come si chiamava. Oh, spero di sì. Ciò che è perduto non può essere rinvenuto. Tutto ciò che ci rimane è un riflesso nel vasto mare. Solo ora mi sono accorto che parla in strofe e rime poetiche. Ma per rispondere alla tua domanda, sì. Ho trovato la carta nautica ed è il mio possesso. Ti propongo uno scambio. Trasporta me il mio vascello al Mar Grande e te la consegnerò senza fiatare. Oh, cavolo. Scusa il ritardo, ma credo di aver sentito tutto mentre arrivavo. Vuoi portare quella gengia al Mar Grande? Solo il Todd che fa per te. Oh, sarà uno spettacolo, un sottomarino su una nave e con due capitani famosi? Non vedo l'ora. Wow. E che sarà della vostra? È l'attrazione principale, non posso certo inventarmi qualcosa dal nulla per sostituirlo. Il denaro risolve tutto, gli darò tanti dobloni e vai a cagare, ok? Io il sottomarino, io ti do i dobloni, tu mi dai il sottomarino e io vado nel Mar Grande. Ok, abbiamo fatto. Piano piano, piano piano, buono buono. Molto bene, direi che ci siete. Se poi decidete di potenziare i motori per dare a quel mezzo una marcia in più, chiamatemi. Quello era un meccanico un po' inglesino. Avete tutta la mia gratitudine. E ora anche questa. Wow, la carta nautica, wow. Splendido, grazie di cuore. Stiamo per lanciarci un'avventura marina. Chissà quante cose meravigliose vedremo. Non riesco più a fare la voce di Olivia. Se mi permettete un'osservazione, questa è una situazione piuttosto atipica. Ma gli antichi testi sono irrefutabili. Il supermarino è suo senza ombra di dubbio, capitano. Con tutti i miei migliori auguri per il viaggio. E se tornerà al mio umile museo, mi assicurerò di essere io stesso a farle da guida. Sì. Ora è il nostro. Beh, tutto bene quel che finisce bene. Sono molto emozionato per la fiducia che avete riposto in me e nella mia imbarcazione. E non vedo l'ora di vedere in azione questo sottomarino. Navigare sotto la superficie del mare. Cosa si inventa la gente al giorno d'oggi? Ma sto divagando. Quando volete sono pronto. Che bello, adesso in teoria possiamo andare sott'acqua. Sarebbe bellissimo vedere cosa c'è sott'acqua. Ok, e allora andiamo subito, senza perdere un secondo. Andiamo nel Mar Grande e portiamo sto sottomarino. Si vola. Ah, guarda, ecco il nastro viola, scorre pure lui sul Mar Grande. Il Mar Grande è vastissimo, meglio seguire il nastro viola da vicino per non perderne le tracce. Ok, scendiamo subito, che lo voglio spezzare, quel nastro viola. Scusate la mia violenza, ma i nastri si meritano questo e altro. Praticamente, man mano che navighiamo possiamo scoprire varie cose. C'è un'isola a forma di teschio, l'isola Teschia. Queste sono le cose che ha scoperto il nostro marinaio. Raccontano che l'isola Teschia custodisca un segreto legato alla nebbia che avvolge il Mare Grande. Cominciamo da lì. Va bene. E posso anche andare in immersione col sottomarino. Oh oh, stiamo attenti alla gang del bosco. Andiamo a tutta birra verso l'isola del Teschio. E di tanto in tanto controlliamo la carta nautica. Stiamo attenti al polipo gigante. Non voglio andare dal polipo gigante ora.
una cosa alla volta. Su navi per mari che io non ho. E ancora papparerere. Dove devo andare? Per di qua. Quindi ci tocca entrare qui. Ah, la nebbia! Non temere, la mia carta nautica ci guiderà. Perfetto. Perfetto, adesso possiamo andare dentro la nebbia del mare. Così, seguendo la carta nautica, non ci perderemo e raggiungeremo l'isola del Teschio, che probabilmente... Eccola lì! L'isola che sta rendendo tutto caotico. Oh, che te schiaccio! Ok. Mamma mia, signori, mi sembra di giocare a Sea of Thieves. Praticamente, molto simile a Sea of Thieves. Era... Non cedete la paura, dovete esplorare questa isola. Nasconde qualche segreto, io sono curioso. Parola di D-Hor Roger. E quello che è. Va bene. Sì, c'è una statua dentro al teschio. Secondo me quello è il mistero. E ci sono strani pappagialli neri. Barbagianni neri strani. Ok, oh, e c'è anche un tizio qua che si è accampato, vediamo. Convenienza, cortesia e qualità. Ho degli accessori in offerta a dei prezzi pazzeschi. Non hai anche l'imbarazzo della scelta. Alcuni articoli sono a prezzo super rilassato. Approfittane subito. No, grazie. Aspetta, forse è qualcosa di utile. Va bene, compro un cuore d'argento. Non è troppo. Cuore d'argento. Grazie. Spero che ne valesse la pena. Grazie mille. Corri, scappa, corri, scappa. Ok. Ecco, lo sapevo che c'era una porta. Questa è una delle porte segrete che ci permetterà di tornare indietro. Credo. Ah, un altro caffè. Un altro caffè. Vabbè, ci entro, devo prendere vita. Questi sono i soliti ristoranti tranquilli. Di tanto in tanto si trovano. Non so cosa ci faccia in un'isola di un teschio, ma ci vado. Benvenuto, entra pure. Eccomi qua. E quello... Me lo siete mangiato? Benvenuto al caffè pelle ossa. Cosa vuoi ordinare? Latte da brividi. Va bene. Ho paura della conversazione. Non è che mi mangiate? Qual è il problema, Mario? A te non piace cucchiaio? Cucchiaio? Che? Tu vuoi usare mio? Caffè qui molto buono. Ah, ma è gentile. Signore, la prego di non masticare cucchiaio, non è commestibile. Va bene. Ehi, ma quel tartosso sta bene? È collassato da un'ora. Il caffè che gli ho servito ormai sarà freddo. Lui è molto più freddo del caffè. Ehi, lascialo stare. Ha fatto guardia tutta notte, stanchissimo, stanco morto. Oh, cacchio. Il turno di notte? Massa grande. Lasciamolo riposare. Quando si sveglia gli serve un'altra tazza. Rest in peace. Rest in pieces. Beh dai, è stato buono. Grazie mille, tornerò a servirmi da qua. Però sono stanco morto anch'io. Quindi me ne vado e non voglio morire lì dentro. Chissà che strani veleni ci mettono nel caffè. È un miracolo che ne sia uscito vivo. Fammi vedere qua. Qua posso entrare? Sono entrato nel teschio, boys. Secondo me qua è roba di misteri. Misteri misteriosi. Qua ci sono misteri. Boing. Che devo fare qui? Sicuramente devo fare qualcosa. Andiamo per di qua. Ho acceso tutte le fiaccole e ho buttato giù la porta. Questo cosa ha fatto? Non ha fatto un bel niente. Ah, ho capito. Ho capito, devo copiare. Devo copiare la cosa. Devo farla al contrario. Devo farla al contrario probabilmente. Dato che l'osso lì è tolto e qui è tolto al contrario, devo far così. Sì! Mamma mia, la logica, signori, la logica. Oh, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ora posso andare qui e premere il pulsante. La stella del nord ci guiderà, la stella verso Nordania. Spooky, spooky. Spooky skeleton, dove sto andando? C'ho un po' paura, sapete, sai. Ma che posto assurdo. Ok. Perfetto, musichetta BM, ma ci sta. Oh, sono arrivato alla statua. E mo? Ah, ok, sono entrato. Abbiamo girato il Toad.
Se cerchi il paradiso, raccogli le tre sfere sull'isola 4. Paradiso? Ma cosa sta dicendo questa statua? Nani? Cosa cacchio? Io non ci credo. Ma non ha un minimo di senso. Cosa ci fa? Ma cosa ci fa un ventilatore in mezzo alla nebbia? Cos'è? Perché? Why? Va bene, va benissimo. Ok, io non ho parole, ma mi piace. E mi ha tolto la nebbia. Wow, la nebbia è sparita. Spettacolo. Questo è un vero miracolo. Cercalo e lo troverai. Io t'avviso. Cattivo gioco, fai buon viso. Arriverai al paradiso. Dai, sembra divertente. Però, mi sa che dobbiamo pensare prima al nostro viola. Ok, sì. Quindi c'è un modo per andare in paradiso. Quest'isola è più misteriosa di quanto pensassi. Ok, va bene ragazzi, in marcia allora. In marcia, nel mar marcio. Finalmente quella terribile nebbia è sparita. Ora possiamo esplorare il resto del mare. Infatti il nastro viola. Ah, ecco laggiù il nastro, seguiamolo Mario. Andiamo subito al nastro senza farmelo ripetere due volte. Allora andiamo qui e facciamo scendere il sottomarino. Allora, facciamo così. Facciamo scendere il sottomarino. Qui sembra esserci qualcosa. Proviamo a esaminare meglio. Esatto. Quindi stiamo scendendo? Non ci credo! Oh, il fondale del Mar Grande è così carino! Oh, il nastro finisce nella sabbia nel fondale. È bellissimo! Non possiamo più seguirlo. Bellissimo entrare nel sottomarino così. Non pensavo. E mo che si fa? Forse dobbiamo andare da un'altra parte. Ok, qua dentro ci dovrebbe essere qualcosa. Mi hanno segnato questo punto nella mappa. Magari la troviamo qui la maniglia. Ho segnato una mappa del tesoro. Vediamo se qua c'è qualcosa. Vediamo. Ok, ok. Dobbiamo prenderla. Se la troviamo la prendiamo. Vedete qualcosa, raga? Posso muoverla, è bellissimo. Oh, là c'è un tesoro. Là c'è un tesoro. Prendilo, prendilo subito. Vai! Bellissimo! Che figo! Questa roba mi sta piacendo troppo. Mi ha trovato un tesoro. Il capitano di... Il One Piece! Il One Piece l'abbiamo trovato! Vabbè, mi aspettavo qualcosa di meglio, una mummia. Chissà da quanto tempo era lì dentro. E Mario, inutile che fai così, non interessa a nessuno di quella mummia. Hai trovato la cosa più inutile del mondo. Ma che tesoro misterioso, mandate a quel paese. Niente, dovrò esplorare a lungo e a fondo questo mare. Perché non è così che posso sistemare il nastro. Sicuramente ci saranno molte isole, molti nastri, molte robe. Probabilmente il nastro si estende più a lungo di quanto pensassi. Cioè, vedete, dobbiamo trovare il luogo giusto dove il nastro ci porta. Vedete, va avanti, indietro, avanti, indietro. Tipo, anche qui, sicuramente il nastro non se ne fa niente. Ogni posto non se ne fa niente. Ma va bene ragazzi, la solita una cosa per questo viaggio. Ci fermiamo qui per oggi. Abbiamo fatto tante interessanti scoperte. Il mare è veramente un posto immenso che dobbiamo esplorarci un po'. Vedo che il nastro si ripete e nuove isole si fanno sempre più avanti. Quindi nel prossimo episodio le esploreremo tutte, o almeno cercheremo di scoprire i vari misteri che aleggiano in questo posto. Beh dai, per concludere potremmo guardare almeno cosa c'è qui. Vedete? Secondo me c'entra con tutti gli angeli. Noi veramente dobbiamo risolvere le varie isole. Ma che cos'ha quel Toad? Sono in un bel guaio, i miei amici mi potrebbero aiutare se riuscissi a trovarli su quest'isola. Mamma mia, ma in casa... Vabbè ragazzi, allora dai, ci facciamo una pausa. Mi metto qua a dormire nello sdraio insieme a questo nemico. Ci pensiamo un'altra volta, mi godo un po' di riposo. Facciamo riposare Mario per oggi. E fate sapere con un bel like e consigliate agli amici questa serie, perché vedete, sta diventando assurda. Sempre cose nuove, sempre robe fantasiose, sempre veramente da ridere e da divertirci assieme. Quindi lasciate un bel like per supportarla. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo, link in descrizione del negozio se volete un fantastico peluche che vi farà compagnia nelle vostre avventure. Ma per il resto io vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo molto presto con prossimi e con il prossimo episodio. Ciao ragazzi!